Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Power Station e in questo caso parliamo del All Power S200. Per chi non lo sapesse, una Power Station è una sorta di power bank maggiorato con caratteristiche e performance maggiori e soprattutto ci permette di caricare e di utilizzare dispositivi che normalmente non possiamo fare con un normalissimo power bank. Quindi questo è un dispositivo portatile, abbastanza compatto per essere una Power Station, come vedremo tra poco, perché comunque le power station normalmente sono abbastanza importanti di dimensioni, mentre qua abbiamo un qualcosa di molto trasportabile che può stare tranquillamente in uno zaino. Ma prima di iniziare a vedere tutte le sue caratteristiche tecniche e cosa possiamo fare con una power station di questo tipo, andiamo a fare un veloce unboxing. Allora, la scatola e la confezione sicuramente non sono di altissimo livello, ma quello che importa ovviamente non è come viene confezionato, ma quello che è in grado di fare, e vedrete ragazzi che è pazzesco. Allora, troviamo un piccolo manuale di istruzione in varie lingue, troviamo un alimentatore per caricare la nostra Power Station e poi infine troviamo subito lei, la Power Station S200. Come vedete la confezione è veramente molto minimal, soprattutto anche i materiali usati veramente economici, ma quello che conta è quello che c'è qua dentro e come riesce a sfruttare quello che c'è qua dentro. Allora, vediamo subito il prodotto da vicino. Come avete visto, una power station compatta, quindi può stare tranquillamente in uno zaino. Lei pesa circa 1,4 kg, ha le dimensioni di 20x17 con uno spessore di 4,8. Abbiamo un piccolo display che ci permette di avere sotto controllo tutto quello che fa la power station. Quindi abbiamo il primo numero qua in alto, input, che è quando è in carica, quindi quando collegheremo l'alimentatore per caricarla, o il pannello solare se dovessimo andare ad acquistarlo, perché lei è possibile ricaricarla anche attraverso il suo pannello solare. Poi abbiamo la seconda riga che è DC out, che ci permette avere sotto controllo quanto sta assorbendo la corrente continua. Poi abbiamo AC out, che ci permette di avere sotto controllo invece la corrente non continua, cioè questa. Sì, perché questa power bank, ragazzi, oltre ad avere due prese USB e una presa Type-C e una wireless per la ricarica, ha una presa classica da 230 volt dove possiamo andare a collegare praticamente gli alimentatori direttamente qua o anche i dispositivi se hanno un assorbimento che sta sotto ai 200 watt, perché comunque lei è una power station da 200 watt. Quindi è questa la differenza che si ha rispetto a un classico power bank: oltre alle dimensioni, la possibilità di avere anche una corrente alternata con una classica presa, oltre a tutto il resto, perché comunque questa Type-C qua, ragazzi, laterale è in grado di darci esattamente 60 watt di potenza. In poche parole, è in grado di caricare un MacBook anche senza il suo alimentatore. Quindi capite che è tanta roba, perché comunque vedete che le dimensioni sono davvero compatte, in uno zaino si può trasportare tranquillamente. Le sue caratteristiche principali: che all'interno ha una batteria da 41.600 mAh da 150 watt ora. Come abbiamo detto, è in grado di caricare contemporaneamente 5 dispositivi, sfruttando ovviamente tutte le possibilità di ricarica che ha, però l'importante è non andare oltre ai 200 watt che lei è in grado di gestire, perché sennò a quel punto lei andrà in protezione, perché comunque se si dovesse esagerare va in protezione e non succede assolutamente niente. Però per stare, diciamo, all'interno di quello che è le sue caratteristiche, bisogna stare sotto i 200 watt totali. Un'altra cosa che nel display non vi ho fatto vedere, questo numero qua grande, che in questo momento è di 95 ore, perché comunque non ha nessun dispositivo collegato, che poi ovviamente vedremo che questo numero scenderà drasticamente, perché quando andremo a collegare dispositivi ci dirà le ore rimanenti mentre sta assorbendo quel tipo di energia. Quindi se dovesse continuare ad assorbire in maniera continua quella quantità di energia, avremo le ore rimanenti appunto arrivare ad esaurire questa power station. E poi abbiamo qua a sinistra, vedete, la stato di ricarica della power station. In questo momento è 77% di ricarica della sua batteria, quindi abbiamo sotto controllo veramente tutto quello che è l'assorbimento che andremo a dare a questa power station. E poi abbiamo questi due piccoli tasti che ci danno la possibilità di passare da corrente continua a corrente alternata. Ovviamente andando ad attivare la corrente alternata, anche quella continua rimane attivata, per questo che possiamo caricare anche 5 dispositivi insieme, ma quella alternata potremo anche andare a disattivarla e usare solo la Type-C, le due USB e
la ricarica wireless. Quindi avete capito che ha delle possibilità di utilizzo incredibili questa Power Station. È possibile utilizzarla per caricare le batterie di qualsiasi drone, che sia un Mavic, che sia un Mavic Mini, che sia un DJI Avatar, che sia un DJI FPV. Potremmo caricare anche le batterie dei nostri droni FPV andando a collegare il nostro caricatore che usiamo normalmente anche a casa in questa presa qua davanti. Quindi le possibilità sono infinite. In più potremmo caricare lo smartphone mettendolo anche in modalità wireless qua sopra, potremmo caricare qualsiasi computer portatile, potremmo caricare un tablet, potremmo caricare una videocamera, cioè veramente le possibilità sono infinite. E la cosa bella è che soprattutto magari quando andiamo a far volare i nostri droni, avere la possibilità di ricaricare le nostre batterie, che sicuramente magari non ne abbiamo una sola, ma potremmo andare a ricaricare le nostre batterie soprattutto se stiamo in giro magari una giornata intera e arriviamo ad utilizzare tutte ma ne vogliamo ancora con questa Power Station. È davvero davvero comoda. Il suo prezzo attualmente su Amazon è venduta a 179 euro, poi ogni tanto ci sono anche dei coupon sconto che gli vanno ad abbassare il prezzo. Come sapete, Amazon mette nella pagina d'acquisto spesso i coupon sconto. Quindi andiamo a posizionare la nostra Power Station e vediamo cosa è in grado di fare. Per prima cosa guardiamo la carica wireless dello smartphone. Perfetto, vedete che è andato subito in carica. Per quanto riguarda la ricarica wireless arriviamo a 5 volte 1 ampere, che può arrivare fino a 2,4 ampere. Allora, abbiamo sopra lo smartphone che sta caricando, anche se ormai era quasi carico, era al 99% se non sbaglio, manca poco. Adesso proviamo a caricare un altro accessorio, proviamo a caricare un action cam. La collego nella porta USB frontale e vedete che è andata in carica subito anche questa action cam della DJI. Quindi siamo a due dispositivi collegati e qua davanti adesso abbiamo, vedete che le ore sono diventate 10. Cosa vuol dire? Che andando a caricare questi due dispositivi, ovviamente quando arriveranno in carica loro si scollegheranno, quindi non abbiamo queste ore reali, perché comunque queste ore sarebbero se loro continuassero ad assorbire all'infinito. Se continuassero ad assorbire energia all'infinito, questa Power Station sarebbe in grado in questo momento di funzionare ancora per 11 ore. Però ovviamente loro, una volta che sono arrivati in carica, si scollegano, quindi le ore andranno ad aumentare. Continuiamo a mettere sotto pressione la nostra Power Station andando a collegare una batteria bella pesante, quella del DJI FPV, perché il DJI FPV ha una batteria bella pesante. Questo è il suo alimentatore, sono delle batterie LiPo 6S da 2000 mAh, da circa 44 watt ora. Quindi vado a collegare l'alimentatore nella presa frontale, quella della corrente alternata, quella che useremmo anche normalmente quando siamo a casa. Vado a collegare adesso la mia batteria delle DJI FPV. In questo momento vedete che la lucina è verde perché sta alimentando solo le prese USB, la presa wireless e la presa Type-C. Se voglio attivare la presa frontale, quella della corrente alternata, dovrò andare a premere il tasto qua laterale tenendolo premuto qualche secondo e vedete che la luce è diventata arancio e ho attivato la ricarica. Infatti vedete che la batteria si sta caricando e sicuramente adesso le ore sono cambiate. Infatti vedete che adesso il tempo rimanente di utilizzo della Power Station, che siamo partiti da 77% di carica, quindi non ero al 100% della ricarica della Power Station, adesso è al 74%. Cosa vuol dire? Che questa batteria, che in questo momento sta assorbendo tanto, ha abbassato le ore rimanenti. Adesso siamo a 9 ore rimanenti di utilizzo con questo tipo di assorbimento. Però, come abbiamo detto, una volta che questa batteria sarà arrivata allo stato di carica massimo, andrà a scollegarsi automaticamente, quindi in realtà non saranno più 9 ore, ma il tempo poi tornerà ad essere più alto, perché comunque questo calcolo è fatto se questo tipo di assorbimento andasse avanti senza mai arrestarsi. Quindi in questo momento abbiamo 72% di batteria della Power Station, 9 ore di utilizzo ancora disponibili se abbiamo tutti questi dispositivi collegati. Ma adesso direi di mettere sotto pressione ancora di più la nostra Power Station, giusto per farvi capire cosa possiamo fare. A questo punto potrei caricare per esempio magari la batteria di un altro drone, quella di un DJI Mini 3 o di un Apsan Zino Mini Pro. Vado ad occupare l'ultima presa USB che ho frontale, vado a collegare le batterie del mio Zino Mini Pro, sta caricando la sua batteria come vedete,
i LED iniziano a salire, quindi abbiamo collegato un altro dispositivo e soprattutto stiamo utilizzando la Power Station per poter volare ancora con i nostri droni, dove probabilmente non avremmo più avuto batterie, ma potremmo avere una seconda chance, anzi anche di più di una seconda chance se abbiamo molta carica nella Power Station. Ma detto tutto questo, secondo voi abbiamo finito le nostre possibilità di ricarica? No, abbiamo ancora la Type-C da 60 watt, potremmo andare a collegare il caricabatterie delle batterie del DJI Avata e quindi ricaricare un'altra batteria di un drone, ricaricata anche in maniera molto veloce, perché questa presa Type-C è in grado di erogare corrente da 5 volte, 9 volte, 12 volte, 15 volte, 20 volte, da 3 ampere 60 watt, quindi avremo una ricarica molto molto veloce. Però visto che di comunque batterie di droni ne abbiamo già collegato due, direi di mettere qualcosa che impegna ancora di più la nostra Power Station, che andremo sempre a collegare in questa presa Type-C, ed è, ragazzi, un MacBook da 15 pollici. Quindi andrò a collegare il mio MacBook, che posso andare a ricaricare con il suo alimentatore, collegandolo ovviamente alla presa a corrente alternata, che però in questo momento è occupata, quindi non la posso utilizzare per caricare anche il mio MacBook, ma posso collegare il cavetto del mio MacBook, che ovviamente dalla parte dell'alimentatore ha una presa Type-C. Lo vado a collegare, da questa parte, e anche il mio MacBook in questo momento è in carica, perché comunque questa presa Type-C da 60 watt è in grado di caricare tranquillamente il mio MacBook. Giusto per farvi capire quante possibilità di utilizzo abbiamo e quanto veramente è multiuso una Power Station di questo tipo. Poi c'è anche la possibilità ovviamente di poter collegare anche dei piccoli elettrodomestici alla presa corrente alternata, qua quella frontale, però ovviamente non superando i 200 watt di assorbimento, quindi bisogna sempre valutare cosa andiamo a collegare in questa presa e soprattutto cosa abbiamo anche già collegato di altri dispositivi. Ma se si sta al di sotto dei 200 watt, ragazzi, è pazzesca, possiamo fare funzionare veramente un sacco di cose, anche delle luci, perché comunque le luci a LED consumano poco, potremmo andare a collegare delle luci a LED in campeggio, perché sicuramente una Power Station di questo tipo è utilizzabilissima in campeggio, utilizzabilissima nello zaino se si va a fare un'escursione dove vogliamo avere comunque dell'energia disponibile in caso di problemi, o comunque per ricaricare dei dispositivi che sappiamo già che andremo a scaricare, o anche un prodotto da tenere in macchina dove viene sempre comodo avere dell'energia per i nostri dispositivi, perché ormai abbiamo device di tutti i tipi, di tutte le forme, per qualsiasi utilizzo, che hanno bisogno sempre di essere ricaricati, e questo è un prodotto che sicuramente è tanta tanta roba. Ovviamente il suo prezzo non è bassissimo, perché parliamo di 179 euro, ma se lo si utilizza per ricaricare le batterie dei droni già si ammortizza in maniera incredibile, che comunque, come sapete, le batterie dei droni, soprattutto DJI, hanno prezzi veramente importanti. Cioè, una batteria di un DJI FPV costa intorno ai 150 euro, quindi abbiamo già ripagato il costo di questa Power Station, che ci permetterà di ricaricare le batterie del DJI FPV, le batterie di altri droni che compreremo, batterie dei droni che già abbiamo, e in più tutti i dispositivi che normalmente utilizziamo: action cam, telefoni, tablet, PC. Cioè veramente la possibilità diventano infinite, quindi il suo costo, se la si utilizza per quello che è in grado di darci, secondo me viene ammortizzato e ci dà sicuramente delle soddisfazioni incredibili. Quindi, ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie opinioni, la mia recensione di questa Power Station, la All Power S200, vi è stato utile, vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sui canali, anche direi ovviamente erano arrivati dei piccoli spoiler. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche di questa Power Station. Se avrò i coupon sconto li pubblicherò sicuramente sul mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.